You already know what it is. I'm telling you. Turn it up and watch it pan. Italiano medio on the road. Facciamo vedere il nostro cartellino, il quadro, il nostro passo oggi. Oggi abbiamo il nostro page personale e praticamente stiamo ospitando i French Brothers nella nostra assemblea. Ci sono tanti persone che ci guardano, qui ci sentiamo parecchio selvaggi perché siamo tre pazzi che parliamo con una GoPro. E ci sono il direttore oggi è un po' andiamo a vedere un po' cosa pensa la gente della nostra assemblea. Allora ragazzi, che ne pensate di questa diretta? È bellissimo. Conoscevi già i French Brothers? Non li conoscevo. Non dovevano dividersi. Tipi simpatici, io non li conosco. No, invece però io li conoscevo. Sono molto simpatici. Sì, sono simpatici, io li conoscevo anche nel canale che avevano prima, il Crunchmall, e devo dire che sono simpaticissimi, fanno dei video che fanno molto ridere. Sono volgari? No, dai. Alcune occasioni però comunque la volgarità fatta in un certo modo fa ridere. Anzi, no, sono molto simpatici. Della nostra diretta radio. Chissà, domani magari qualche manager sfondato ci vede, no, io voglio quelli. Sono contento di averla anche sostenuta. Il marzo. Per cui, bravi, continuate così. Se secondo te può essere anche istruttivo, secondo voi può essere anche istruttivo, solamente cioè intrattenimento? Intrattenimento. YouTube sta sostituendo la TV. In certi versi. Le generazioni giovani, sì. Per quelli che sanno usare YouTube, sì. Per quelli che, specialmente noi giovani, sta sostituendo parecchio la televisione. E secondo me anche è meglio così. Quindi si fa parte della generazione dei giovani. Dipende, secondo me. È d'accordo. Sia che YouTube, sia che la televisione hanno comunque programmi non molto educativi. Quindi io li vorrei allo stesso tempo. Alcune aspetti positivi sono i miei. E quali? Cioè, per esempio, io credo che il mondo si trasmetta tanto, cioè tanti programmi molto più divertenti, ragazzi, senza bisogno di leggere giornali, tele novelle, cioè il segreto. Lì tutto l'abuso fa male. Vabbè, ovvio. Positivo o negativo questa sostituzione? Tra la televisione e YouTube. Ma io penso che abbia un aspetto positivo per il diffondere i nuovi video, i nuovi cantanti, anche ha agevolato soprattutto il lavoro anche per i French Brothers. Penso che come ogni cosa ci sia del positivo e del negativo. Per quanto mi riguarda non mi interessa, cioè non segui molto. No, cioè solamente per la musica dei video così, cioè, ma non. Si vede la Partiamo dal cioè per trovare un'alternativa alla TV, tra questo c'è anche i French Brothers, diciamo i fondatori del. Parliamo un po' con i rappresentanti, allora. Come stanno? Sembra bene, hanno la migliore organizzata fino ad ora. Qui con i French Brothers nel nostro auditorium della nostra scuola, l'ITC Vitale Giordano. Allora, vi presento. Sono Pier Francesco, Alessandro,
Ecco, li riconoscete sicuramente. Adesso passo la parola ai miei due compagneros. E ok, quindi presentatevi un po'. Allora, chi siamo? Siamo due youtubers di Terlizzi, siamo nati a Terlizzi, cresciuti a Terlizzi, viviamo attualmente a Terlizzi, siamo di Terlizzi. Veniamo da un gruppo chiamato Frenchmall, che sicuramente la maggior parte di voi conoscerà. Forti, forti dall'esperienza di Frenchmall, io e Francesco abbiamo deciso di aprire un nostro canale, di creare un duo appunto, sempre sulla scia dei video comici di Frenchmall. È un canale nuovo, appena aperto, conta per il momento pochi iscritti, ma sicuramente siamo ben lieti che domani cresca sicuramente. Vuoi dire qualcosa? No, bene. Va bene, io sono Pierfrancesco Vino, come ha detto già Alessandro, veniamo entrambi da Terlizzi, provincia di Bari. E appunto abbiamo diciamo, deciso di aprire questo canale proprio per avere, come dire, delle idee tutte nostre di far video, quindi con sketch comici, con sketch seri quando serve, con la battuta sempre pronta. E niente, questo è appunto quello che è French Brothers. Descrivete il vostro compagno. È il mio compagno, Pierfrancesco. No vabbè dai, è un ragazzo a posto, un ragazzo detto molto dinamico, un ragazzo intraprendente, sicuro di sé, ci mette tanta energia e tanta passione in quel che fa. Proprio io faccio questo gesto perché lo voglio apprendere a pugni proprio, per enfatizzare ciò che sto dicendo. È una bella compagnia, un bel compagno. Vuoi dire tu qualcosa? Sì, se dovessi descrivere Alessandro, ho detto, ha cioè una bella spalla su cui più che altro poggiarsi, perché alla fine è sempre lì che è disponibile, sempre lì che sempre lì che è pronto ad aiutarti, anche nei momenti più difficili, io lo chiamo, lui c'è, il caffè al bar, la chiacchiera e tutto ciò che concerne quella che è la vera e propria amicizia. Difetti, è un po' timoroso, però alla fine è normale. Che non lo è. Come si comporta con voi la gente? Sì, inizio io. La gente con noi all'inizio, quando ci vede in strada, è un po' agitata, noi lo notiamo, cioè si fanno, come tra virgolette, scoprire, perché noi vediamo che iniziano tipo a fomentare, tipo ma quelli sono i Frenchmall. Allora noi cerchiamo molto spesso di far finta di niente, però alla fine è palese che ci hanno riconosciuti, cioè non vogliamo essere così esposti, però alla fine è quello. E quindi ci fermano, ci chiedono autografi, foto e quant'altro. Almeno per me è così. Siamo Alessandro, dei vips. Alessandro, che c'è da dire? No, confermo quello che hai detto tu. In pratica, magari quando ci troviamo in giro noi con gli amici, è capitato molte volte che molti ragazzi, anche bambini, anche addirittura a Praga, quando siamo andati a Praga con i due, ci hanno fermato un sacco di persone per dire: ma voi siete quelli di Frenchmall? No, a Praga, cazzo ci fate qui? Vabbè. Ci chiedono, come ha detto lui, autografi, ridiamo, scherziamo, facciamo i cosiddetti selfie insieme, foto e quant'altro. Devo dire che sono delle belle sensazioni, sì. Ah, vi divertite nel registrare? Sì, ci divertiamo perché comunque è una cosa che facciamo con passione. La passione che comanda i nostri video. Fino a quando fosse una cosa che facciamo, che facciamo controvoglia, questo no, sicuramente. Però ci mettiamo soprattutto passione, tanta voglia di fare i nostri video, quindi divertimento è alla base di tutto, è la prima cosa. Lo considerate un lavoro o magari un hobby? Mo ragazzi, c'è il terzo grado questo, il terzo grado, il trio Medusa. Per il momento è un hobby, è più, sì, attualmente è un hobby. Di lavoro ne abbiamo altri lavori che svolgiamo nella nostra vita privata. Questo è più un hobby, sì, attualmente sì. Quanto influisce a livello personale proprio questo vostro hobby? Diciamo che questo ha influito, almeno per quanto mi riguarda, abbastanza, perché appunto vai dalle parti, ti fermano, ti chiedono l'autografo, perché diciamo davanti a delle persone che non ti conoscono, diciamo, rimani lì per lì, diciamo, ti senti quasi tu in difetto, diciamo, perché ti chiedono ma perché ti chiedono la foto, perché ti fanno quello, perché c'è tante domande e poi tu devi stare a spiegare, no, io faccio video su YouTube, siamo seguiti da tot, anche perché poi il nostro target va dai 12 anni a un massimo di 21, 22, 23 anni, perché alla fine noi affrontiamo diversi temi come la scuola, l'università,
temi come l'omofobia, quindi alla fine diciamo, come posso dire, cioè, prendiamo diversi ambiti, sono comuni, sì, esatto, sono comuni per tutti. Quindi per me ha influito tanto proprio perché appunto c'è un confronto con le altre, con le persone che non ci conoscono e quindi stare a spiegare ciò che facciamo, cosa non facciamo, quindi sì. Salutiamo Radio New Generation. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. You already know what it is. I'm telling you. Turn it up and watch it pan.